Ecco, una città che non fosse per il Vinitaly, a questo punto parlerebbe della sua arena e del futuro di un ente che tra l'altro ha un peso economico molto rilevante per la città. Come riuscirà il Comune a gestire questa situazione in proprio? Ma in base alla legge, la legge Brai prevede delle misure per rimettere in sesto i conti quando non sono in ordine, attraverso anche trattative sindacali. Prevede anche che se da parte dei sindacati e chi rappresenta i lavoratori c'è un atteggiamento irresponsabile, come in questo caso non tutti i sindacati, perché la CISL aveva firmato e successivamente anche la UIL e la CGIL in qualche modo hanno sottoscritto, però quando c'è questo tipo di situazioni la Brai dice anche si liquida l'ente. E allora noi abbiamo proposto un piano di estremo buonsenso, perché la fotografia è questa: conti in ordine per 7 anni, negli ultimi 2 anni 5 milioni in meno all'anno di contributi pubblici fra Stato, Regione e Provincia. Siccome la spesa non puoi comprimerla di quella misura perché è un ente pubblico, allora una parte di spese di funzionamento ce la fai, una parte agisci sul personale. A quel punto abbiamo chiesto ai sindacati scivoli d'uscita, prepensionamenti, una riduzione minima del contratto integrativo. Il contratto integrativo è del 2003 e, tanto per dire, nel contratto integrativo c'è scritto che se l'orchestra suona musica sinfonica anziché musica lirica la devo pagare di più, che se il coro canta in lingua straniera anziché in italiano altro pagamento in più. Cioè, ci sono previste delle cose che non stanno né in cielo né in terra, con aziende che chiudono, aziende che saltano e gente disoccupata. E adesso abbiamo detto: o accettate quell'accordo, che è il meglio che si possa fare e tutti l'hanno riconosciuto, oppure si liquida la fondazione, tutti licenziati, e a quel punto si gestisce in maniera privatistica: orchestra a contratto, coro a contratto, macchinisti a contratto, tecnici a contratto. In questo modo la fondazione guadagnerebbe milioni, perché con una logica privatistica e non pubblicistica guadagni milioni. Quindi è questa la strada che intende percorrere? Penso che chi ha sbagliato, quindi alcune sigle sindacali, hanno forse ancora qualche giorno di tempo per ripensarci, ma è veramente questo in qualche giorno. Domani saremo a Roma dal ministro Franceschini e poi, quando si avvia la procedura per la liquidazione, la si ferma più. Il premier Renzi ha detto che questo paese non parte se non si sbloccano le opere pubbliche, anche se non si sbloccano cose come questa, cioè i rapporti con i sindacati. Ma si deve modificare l'impostazione, cioè la vera riforma del lavoro, la più grande riforma del lavoro in Italia sarebbe di parificare lavoro pubblico e lavoro privato, stessi diritti, stesse garanzie, mentre invece sappiamo che chi lavora nel privato ha molte poche garanzie, quando c'è la crisi sta a casa, riduzioni di stipendio o quant'altro, chi lavora nel pubblico ha una sostanziale intoccabilità. E invece bisogna cambiare le regole anche nel pubblico, che non vuol dire, io ho 2200 dipendenti, moltissimi sono bravi, lavorano, si danno da fare, hanno il senso del ruolo. Ce n'è qualcuno, pochi, molto pochi, che anche magari invece non si impegnano più di tanto, ma tanto lo stipendio lo prendono lo stesso e nessuno li tocca. Questo va cambiato. Se cominciamo a cambiare in Italia questo tipo di atteggiamento, allora anche nel pubblico ci saranno risultati diversi.